A consolazione poi di coloro che vivono sotto obbedienza religiosa e che non sono liberi della loro volontà, aggiungeremo che facendo essi la volontà dei superiori, tornano a Dio più graditi e soccorrono le anime purganti più efficacemente che se fossero grandi mortificazioni. Su di che riesce molto istruttivo l'esempio di Santa Maria Alaoque, la cui generosità, spingendola ad eccedere la misura delle sue forze, le superiori erano costrette a sorvegliare e reprimere i suoi passi nel cammino della penitenza. Non di meno, ella pregava ogni giorno per ottenere il permesso di infliggersi nuovi tormenti, e grande era la sua desolazione quando glielo negavano. Un giorno in cui ha avuto licenza di disciplinarsi in suffragio delle anime del purgatorio, lasciatasi trasportare dal suo vecchio zelo, oltrepassò i limiti dell'obbedienza concessale, ed ecco le anime del purgatorio circondarla, e gemendo lamentarsi con lei perché la angosciava invece di sollevarle. In tal modo volle mostrare al Signore che l'obbedienza è la più bella mortificazione per una persona religiosa e che egli non accetta tutto ciò che viene fatto in contrarietà di essa. Del resto, chi voglia essere esatto nel praticare la regola, trova in comunità molte occasioni di mortificazione. Diceva San Giovanni Berchmans che la sua penitenza maggiore era quella della vita comune. E un santo religioso paragonava la vita monastica, quando si è severamente praticata, ad un martirio più penoso del martirio di sangue, a cagione della sua durata, e però assai meritoria ed efficace a preservarci dal purgatorio.